queste due radio, compreso il lineare, anche se gli ho detto che non le faccio, il lineare al massimo lo posso solo controllare, con delle buste con componenti interne qua, sono di, io non so come si pronuncia, sono andato a vedere, forse è un nome russo, scritto in questo modo, e mi sembra che si pronuncia Mikhailo, diceva Mikhailo di Sissa Trecasali, Perugia. Ho altre foglie lì da leggere. Dopo le quattro radio di Giuliano, di Sez, provincia di Latina, queste qua proprio ci volevano, arrivano al momento giusto. Allora incomincio a leggere il primo foglio e poi vediamo. Allora ho piegato il foglio per non suscitare risentimenti. Che la radio, dico solo che la radio è stato visto già. Quindi mi scrive qui alle seguenti modifiche: finale di potenza maggiorato, doppio modulatore, regolazione di potenza sullo switch, eco regolabile dall'RF gain, Roger Beep disinseribile da tasto fill out, 120 canale attivabile da tasto FM AM selezionabile da ANL off, parla ascolta switch automatico A. Lavoro da fare. Rendere nuovamente funzionante la radio. Aumentare potenza, modulazione e ricezione se possibile. Controllo frequenze. Rallentare leggermente l'eco, rendendolo a effetto elicottero. Mettere LED visualizzazione canali alti, bassi e normali solo nello strumento S-meter. Normali bianchi, alti rossi, bassi blu. Fai pure tutti i miglioramenti che reputi necessario. Lo proviamo prima. E lì sul foglio mi era sfuggito di dire che dice che nel montarlo sul fuoristrada ha invertito la polarità, però la radio si accende. Però non esce niente, eh. Non esce niente come portanti. Va indietro lo strumentino e qua non c'è niente. Lì lo sento perché la radio è vicina e magari è un po' di portanza si sente. E questo è un buon segno perché c'è forse il finale che è saltato. Vediamo, adesso lo apro. Questo è il suo interno. Vai a sbrogliarla questa matassa. Questa è la parte sottostante, ci dovrebbe essere il regolatore di potenza qua. Sono tutte le saldature rifatte. Evidentemente c'è stato qualche problema qui sul VCO. Allora, la prima cosa che faccio controllo il finale se è buono e poi vediamo. C'è qualche altra cosa più pesante, io sinceramente rischiamo di fare guai. Come faccio a smontare tutto qua? Spero solo che non nell'inversione di polarità non si siano bruciati i finali di bassa frequenza qui sul doppio modulatore, perché è un'impresa andarlo a smontare. Il finale in qualche modo dall'altra parte si hanno lasciato il buco, non c'è nemmeno il buco qua. Questi sono problemi grossi da risolvere. Come faccio a infilare il cacciavite per togliere la vite del finale? Si è saltato il finale. Allora emettore base in corte. E quindi adesso devo cercare di praticare un foro qui col trapano per infilare il cacciavite. Devo stare attento perché su questo
questo profilato di alluminio, qua ci sono saldati i due finali audio del doppio modulatore, quindi devo fare un buchetto qui, se ci riesco, per infilare il cacciavite, se no non lo posso svitare il finale. Eccolo il finale, è saltato, è misurato bene qua, non ho. Cioè, emettore base in corto, l'altro è buono. E poi c'è quest'altro regalo qua, non so se si vede, metto un flash adesso un attimo. Sotto qua tutto carbonizzato qua. Allora, siccome io probabilmente non so pronunciare il nome, ti chiamo Michele, Michele come in italiano, perché forse questo significa. Sto andando avanti nelle sostituzioni. Allora, ho sostituito quelle due bobine, ti ho messo le VK200 con le ferriti, filtrano meglio eventuali fughe di radiofrequenza verso l'esterno. Ti ho messo anche il diodo, immancabilmente squilla il telefono, scusatemi. Allora, stavamo dicendo che ho cambiato le bobine qua, ti ho messo le VK200, il diodo e ho cambiato pure questi due condensatori. Eccoli qua. Non erano gonfi, però siccome sono state sottoposte a inversione di polarità, per tranquillità io li ho cambiati. Un'altra cosa, e mi meraviglio perché cioè, non voglio dire nulla, dai, non voglio dire nulla. I 120 canali, quando si fanno i 120 canali, per avere l'espansione di tutta la banda, si deve togliere questo condensatore all'interno di L203, il VCO. Non è stato tolto. Adesso lo tolgo io, probabilmente per questo c'erano problemi, forse di stabilità, come diceva lì, non qui sul foglio, ma sulle mail che mi ha mandato Michele, Michele lo chiamo. E quindi adesso lo tolgo e poi vediamo di fare il resto. Metto il finale e vediamo se va. Ti faccio pure dalla parte sottostante, visto che c'è l'eco e la radiofrequenza può disturbare, gli faccio il solito collegamento della scheda madre con lo chassis. Il finale l'ho cambiato, però mi accorgo adesso che non sono state cambiate né queste resistenze, né il condensatore, né quest'altro. Per l'aumento di potenza qui bisogna cambiarle queste componenti. Ho finito di installare i componenti, ma non va la radio, non va, non mi trovo tensione qua, ma non so se è saltato questo qua, oppure qualche altra cosa. Se è saltato il trasformatore, qua io non ce l'ho questo qua da cambiare. Non ci arriva, cioè arriva la tensione qua, però non va oltre. Non so se funziona il regolatore qua, non funziona. Quanti problemi devo affrontare con le cose degli altri, io non so nemmeno cosa devo dire. Qua c'è il macello con queste file. Il regolatore di tensione va a finire sul potenziometro dello squelch. E sotto qua c'è insieme al potenziometro questo trimmer. Vai a togliere tutti questi fili qua, vai a finire che sono più i danni che facciamo che tutto il resto. Non so che pesci prendere quando mi trovo in queste situazioni così. Ecco qua. Che lavoro è bello, eh? Si aprono i polmoni quando incontriamo questi lavori. 2 giorni vicino a questo e ho la sensazione che ho perso il lavoro qua del regolatore di tensione, perso il lavoro cambiando il finale e tutti i componenti, perché molto probabilmente con l'inversione di polarità sono bruciate pure i due finali di bassa frequenza qui del doppio modulatore, e per togliere è un'impresa, funziona tutto, la portante, però non c'è modulazione, questa è la massima. Questa è la minima, però non c'è modulazione.
Sì, saranno i due integrati dell'audio, sono saltati pure con l'inversione di polarità. Qui mi trovo la tensione 13,8 volts quando vado in trasmissione. Il segnale di bassa frequenza audio esce dall'eco perché con l'oscilloscopio lo vedo. Ola, 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 la, la. Il problema sono quelle, vado a smontare qua con tutte queste saldature, è un'impresa. Ogni giorno devo affrontare tutti questi problemi con cose che io non c'entro niente qua. E poi magari se succede qualcosa, dice tu l'hai visto per ultimo e tu devi poi rendere conto. Cioè, succede spesso, eh. Piano piano l'ho smontato, però mi chiedo se non ci fosse stato il cortocircuito. Sarebbe bastato questo radiatore d'alluminio così per dissipare il calore. Mi sembra un po' piccolino come spessore. Io ora non so se riesco a infilarglielo dentro là un altro più grosso. E che poi questo va giusta giusta dentro. Dovrei metterlo da quest'altra parte qua, se cambio i finali. Vediamo un po' come posso destreggiare. Ed ecco il dissipatore, cambiato i finali, il dissipatore doppio. Non come quello sottile, ma più grosso e doppio. Quindi dovrebbe dissipare bene il calore. Adesso lo piazzo dentro, speriamo che. Ho preso le misure giuste e poi vediamo un po' se va.